Monsignor Tomasi è il rappresentante della Santa Sede all'ONU. Monsignore, che cosa, quale atteggiamento devono avere i telespettatori che assistono ogni giorno a notizie di morti e di persone salvate dal Mare Nostrum? Devono pensare che l'altro non è una minaccia anzitutto, ma un fratello che deve essere aiutato. Dobbiamo costruire il futuro assieme e non possiamo ignorare queste persone. Dobbiamo veramente esprimere la solidarietà in una maniera concreta, che vuol dire stendere la mano, che queste persone non affondino in mare. E poi? E poi l'accoglienza deve essere articolata in maniera intelligente e programmata. Non può essere lasciata alla buona iniziativa di una parrocchia, di una diocesi o di un comune, ma deve essere programmata a livello nazionale ed europeo, in modo che l'ospitalità che si dà sia l'inizio di una volontà da parte di queste persone che arrivano di essere partner per costruire un futuro comune. Grazie, Monsignore.